Fabiana Luperini, campionessa di ciclismo con varie vittorie al Giro d'Italia donne e il Tour de France, oggi direttore sportivo del team Corratec. Come sta andando questo giro per questa squadra? Ma per noi è già un successo essere qua, e poi comunque fino adesso i ragazzi si sono comportati bene, perché comunque sono sempre stati attivi nelle fughe, addirittura promossa anche prima persona. Poi comunque abbiamo fatto anche dei buonissimi piazzamenti, uno su tutti il secondo posto a Campo Imperatore di Vasce, che poi comunque anche un quinto posto di Dalla Valle in volata, quindi sono, fino a questo punto sono stati veramente bravi. Cosa ti manca delle corse a tappa e che differenza c'è oggi a vederla dall'ammiraglia? Ma le corse a tappe sia ora che prima comunque sia sono sempre le stesse, c'è da fare una gran fatica tutti i giorni, i corridori sono stressati anche dalle condizioni meteorologiche, perché ora stanno affrontando un giro veramente freddo, e quindi oltre alla fatica, allo stress della gara, c'è anche lo stress del tempo, però comunque queste sono le gare a tappe e questo devono fare. La vita da ammiraglia oggi a servizio di una squadra? È un compito difficile, perché comunque devi avere mille accortezze, segui i ragazzi dietro in macchina, quindi è anche... insomma, anche una grande responsabilità, perché comunque speri sempre che tutto vada per il meglio durante la gara, che i corridori siano soddisfatti a fine gara, che non ci siano problemi, quindi anche da parte dello staff c'è parecchio stress e tensione. Grazie.